Inaugurata la mostra di Sandro Giuliani, il pittore delle streghe, l'estro delle rivolte è il titolo del lavoro dell'artista fiorentino. Antifascismo e resistenza, istituti per conservazione, valori e memoria, contributi in legge, la proposta di legge di iniziativa consiliare, primo firmatario il capogruppo Ceccarelli del PD, è stata approvata a maggioranza. Foiano Book Festival, un mese di cultura, concerti e spettacoli, protagonista il libro, presentata a Palazzo del Pegaso, la sesta edizione della rassegna, in programma da oggi, 7 novembre, al 5 dicembre, dedicata al viaggio di Marco Polo. L'estro delle rivolte è il titolo della mostra dell'artista fiorentino Sandro Giuliani, scomparso nell'agosto 2021, che è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso. La mostra su Sandro Giuliani ci mette di fronte all'arte e alla produzione di un pittore del nostro territorio che racconta una realtà universale, ha detto la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Sì, la mostra su Sandro Giuliani oggi ci mette di fronte alla produzione e all'arte di un pittore del nostro territorio, che devo dire però con una ricchezza di tratto, di colori, di iconografia, racconta una realtà universale, vorrei dire, che travalica i luoghi e le appartenenze. C'è molta Toscana nei materiali, nei pezzi delle botti e dei tini, e poi c'è il mondo delle ispirazioni, anche di tutto l'invisibile, i rapporti con le culture sciamaniche e totemiche, questa ispirazione assolutamente universale e internazionale che ci regala delle opere davvero suggestive. Venite a vedere questa mostra, perché non si tratta di un pittore toscano con la toscanità che uno si potrebbe aspettare, ma si tratta davvero di un genius loci, di un genio del luogo che si esprime in un artista che ha saputo dipingere inseguendo una universalità della sua ispirazione e del suo spirito. Quindi davvero una raccolta importante. Lui è morto da qualche anno, ma ha abitato la nostra terra e l'ha assorbito tutto quello che poteva, trasformandolo però in una pittura, in un'arte davvero, a mio avviso, universale. Una mostra che porta a Firenze il genio, la creatività e l'arte di Sandro Giuliani, ha detto il consigliere regionale Cristiano Bennucci. Con questo evento si porta a Firenze il genio, la creatività, l'arte di Sandro Giuliani, un artista della Val di Sieve che è vissuto a Pontassieve, in realtà nel comune di Lignano, a Rosano, ma che ha come dire, promosso tutta la sua creatività in opere eccezionali e bellissime. Portarlo qua è un onore alla sua memoria, e anche portare un pezzo della nostra terra e dell'arte della nostra terra nel centro di Firenze. Sentiamo adesso il commento del sindaco di Pontassieve, Carlo Boni. Sì, è un valore importante, ma soprattutto è un'occasione splendida per noi, perché dopo aver dato quel grande tributo a Sandro Giuliani con la mostra Giuliani in piazza fatta a Pontassieve, oggi abbiamo l'occasione di far conoscere e di far vedere ancora le sue opere anche in questa bellissima sala qui nella città più bella d'Italia. Quindi portare Sandro Giuliani a Firenze è un'occasione importante anche per far conoscere il nostro territorio e per far capire quanto il pittore, quanto l'artista abbia dato al nostro territorio un tratto identitario, perché negli esercizi commerciali, nelle case dei pontassievesi, spesso si trovano opere di Sandro Giuliani, e questo è diventato veramente come dire, un tratto nostro identitario, e quindi oggi essere a Firenze con Sandro Giuliani è sicuramente una cosa importante. Un segno di raffinata cultura che recupera e interpreta il linguaggio di grandissimi maestri, ha detto il critico Ugo Barlozzetti. Affronta una personalità che giustamente la
regione espone in un solo luogo istituzionale, perché Sandro Giuliani è una personalità che dimostra di essere in possesso di un linguaggio personale fortemente collegato con esperienze che, partendo da una solida impostazione umanistica e fiorentina, si ritrova a vivere una esperienza esistenziale di profonda tensione morale che lo porta a restituire, attraverso anche il mondo della leggenda, che viene anche restituito attraverso una profonda ironia, un rapporto con il quotidiano, un linguaggio quindi che si offre a una percezione larga, quindi una comunicazione che è abbastanza collegata alla civiltà attuale, al tempo, alla memoria, e si proietta verso le generazioni future indicando un tipo di comunicazione legato alle cose e al fare. E adesso sentiamo le parole del regista Alessandro Sarti. Beh, nel documentario, diciamo, in un luogo tanto bello quanto difficile da raggiungere, c'è un vecchio mulino d'acqua, con la differenza che non siamo a Frittole, ma siamo nel fosso di Castellonchio, dove Sandro Giuliani viveva e lavorava da più di 40 anni con la sua famiglia. Eh sì, questo è il modo per raccontare un luogo bellissimo, dove Sandro, fuggendo dalla città, per le sue ragioni di riservatezza, di voler stare al contatto della natura, si fa largo con il suo macete in quel bosco per tirar su da questo mucchio di sassi il mulino che lui è, un mulino del Fosso delle Rivolte, così prende il nome anche questa mostra bellissima in regione, e da lì parte la sua storia. Credo che questo sia il primo passo per far conoscere l'arte di Sandro Giuliani al mondo, ha detto la vedova Marta Adele Landise. Dunque, per noi questo è, speriamo, il primo passo nel far conoscere Sandro dal mondo. Ovviamente siamo emozionati, ma crediamo che è la cosa veramente giusta. E abbiamo scelto anche il nome L'Estro delle Rivolte. Le Rivolte è il mulino longobardo dove abitiamo. E se c'è una parola che descrive Sandro è proprio L'Estro, perché non entra nelle ranghe da nessuna parte. Ricordiamo che la mostra proseguirà fino a sabato 9 novembre. Sì a maggioranza, con 26 voti favorevoli alla proposta di legge che modifica la legge regionale 38 del 2002 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli. L'atto, di iniziativa consiliare, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli del PD, nell'anno in cui si celebra l'80° anniversario della Resistenza e Liberazione in Toscana, come ha ricordato la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi del PD, vuol riconoscere stabilità ai finanziamenti e agli istituti che si curano di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Finanziamenti già previsti dall'importante e lunga tradizione di attenzione a questi temi che la Toscana ha previsto. A margine dei lavori d'aula è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per commentare l'approvazione della legge. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana, e lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo
per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? E in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del Presidente Mattarella ci hanno guidato. Il Presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. Il segno che la strada è quella giusta. Il portavoce dell'opposizione, Marco Landi della Lega, ha illustrato un ordine del giorno approvato in aula a maggioranza con il voto contrario di Fratelli d'Italia. Il voto d'astensione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato, e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della Resistenza, in particolare l'Istituto Storico della Resistenza Toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere, perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della Resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione, perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio, e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari antincendio, alluvione, o metterli in condizioni di poter essere mantenuti adeguatamente. Quindi per questo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Regionale è stato da noi presentato, e sul voto finale ci asteniamo, perché noi non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla Resistenza, perché non crediamo che questo sia il momento. Crediamo che la Resistenza sia un valore di tutti e che non debba essere tirata da una parte o un'altra. Il 25 aprile nelle piazze ci deve essere solo una bandiera, che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Abbiamo proposto questa legge, ha detto Vincenzo Ceccarelli del PD, per mettere in sicurezza gli strumenti che oggi maggiormente si occupano della memoria, che fanno ricerca e divulgazione e promozione culturale legata alla Resistenza. In Toscana gli istituti storici della Resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge, cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse sono state messe a disposizione per 3 anni, e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire, cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle
e anche da Italia Viva, ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state delle non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi credo una bella pagina che stamattina è stata scritta anche con l'approvazione di un ordine del giorno. Le iniziative portate avanti da queste realtà, ha aggiunto Stefano Scaramelli di Italia Viva, che si è detto completamente a favore del testo di legge, non sono solo di divulgazione di valori per tutti noi identitari, ma sono anche azioni concrete che consentono un lavoro capillare nei confronti delle nuove generazioni e per un impegno costante. Questo è un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto, poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto della Resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La Resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della Regione Toscana. Passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affievolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza, quindi servono delle risorse certe e costanti che oggi il Consiglio regionale, va detto, a larga maggioranza ha poi sostenuto e votato. Questa è una notizia bella per la Toscana e per i valori della Resistenza. Voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia è stato espresso da Vittorio Fantozzi. Sulla questione di merito non c'è assolutamente dubbio, ha detto, ma ne facciamo una questione chiaramente di metodo. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Il Foiano Book Festival celebra quest'anno la sesta edizione. La rassegna, promossa dal comune di Foiano della Chiana con la partecipazione della Regione Toscana per favorire l'incontro con autori di livello nazionale emergenti e indipendenti, propone da oggi 7 novembre fino al 5 dicembre presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli, mostre con protagonista principale il libro. Filo conduttore di questa edizione sarà Marco Polo con il suo Milione, che il Foiano Book Festival celebra a 700 anni dalla morte per l'impatto duraturo sulla letteratura, la geografia e la cultura mondiale. Questo festival, seppur giovane, è già diventato un punto di riferimento nel panorama artistico letterario della Toscana, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il Foiano Book Festival è una di quelle iniziative letterarie che, seppur giovane, siamo alla sesta edizione, è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico, culturale e letterario della Toscana. La qualità del programma, le presenze importanti, è una di quelle iniziative fresche, giovani, dinamiche, che funzionano, che sanno coinvolgere le nuove generazioni, perché ogni volta che c'è uno spazio in cui si investe in cultura, in lettura, come in questo caso, c'è uno spazio di libertà per ciascuno di noi, di costruzione di coscienza critica. E quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Jacopo Franci per continuare a crederci. Spesso quando si parla di cultura si taglia perché viene visto come un costo, in realtà è un grande investimento sulla formazione di coscienza critica.
Per il consigliere Vincenzo Ceccarelli, il comune di Foiano si mostra molto attivo, impegnato e vivace sul versante della cultura. Il comune di Foiano si mostra molto attivo, molto impegnato e molto vivace sul versante della cultura. Il Book Festival è un altro appuntamento importante che metterà sul palco scrittori, giornalisti, attori di teatro, una particolare attenzione anche agli scrittori della terra di Arezzo. Quindi veramente una grande opportunità che merita anche una grande cornice di pubblico. Ma voglio sottolineare che il Book Festival arriva dopo il premio di giornalismo, arriva dopo la mostra sui Della Robbia. Il comune di Foiano nel prossimo anno probabilmente inaugurerà, anche grazie al contributo della Regione Toscana, il teatro di Foiano, che è in fase di restauro e di riqualificazione. Quindi veramente una grande attività che merita il sostegno della Regione Toscana, oltre che i complimenti, e merita ovviamente, questo è l'auspicio e l'invito, una grande cornice di pubblico. È una bellissima occasione per il nostro territorio per ascoltare e imparare di nuovo a leggere, aggiunge Lucia De Robertis. Sì, una bellissima occasione per il nostro territorio di ascoltare, di rimparare a leggere, perché credo ci sia bisogno anche di questo. Infatti per questo uno degli aspetti, oltre ai grandi artisti già presentati che mi piace del festival, che sono coinvolte le scuole, sono coinvolte anche gli scrittori aretini, quindi credo che sia a 360 gradi sia un'ottima opportunità. Un palcoscenico d'eccezione per la cultura e la creatività, ha detto il sindaco Jacopo Franci. Iniziamo il 7 novembre e il festival quest'anno durerà per un mese intero fino al 5 dicembre, la sesta edizione. Siamo contenti anche quest'anno per come è stato organizzato, siamo contenti per la qualità degli ospiti. Ormai è un evento che ha superato i confini sia comunali che provinciali, quindi il festival continua a crescere, sei edizioni e l'asticella cerchiamo di metterla sempre più in alto, e anche quest'anno credo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Premi Campiello, premi Strega, non solo ovviamente letteratura ma anche cinema con la presenza di attori, teatro con presenza di importanti anche sceneggiatori o registi, quindi insomma un mese pieno di cultura a Foiano della Chiana. Sentiamo anche il commento di Riccardo Leali, assessore alla cultura del comune di Foiano. Sì, allora, nell'arco di questo mese di Foiano Book Festival abbiamo sicuramente l'evento di inaugurazione con Don Ciotti giovedì 7 novembre e quello di chiusura con Sergio Camariere con il concerto nella Chiesa della Collegiata il 5 di dicembre. Poi durante tutto il mese ci saranno ospiti importanti e mi piacerebbe menzionare in particolar modo Giovanni Floris, Valentina D'Urbano, Stefano Fresi, Lercio e tantissimi altri personaggi di spicco e di rilievo per la cultura che hanno anche risonanza poi a livello proprio nazionale.